L'anno scorso è partito il numero zero di Castica, che è il contenitore culturale estivo, un contenitore che guarda a portare ad Arezzo la contemporaneità e i grandi artisti internazionali per metterli a confronto con i grandi artisti del nostro passato, con i nostri giacimenti culturali. Aritmie è il contenitore invernale che valorizzerà tutte le eccellenze culturali locali, aretine, fatta in una bellissima partnership con tutte le istituzioni culturali della città, a partire dall'università, la biblioteca, l'Accademia Petrarca, la Fondazione Guido d'Arezzo, la Fraternità dei Laici. Partiamo quindi con questo numero zero, con incontri con filosofi, incontri con scrittori, con momenti anche di riflessione, di divertimento, di musica leggera, nelle varie sedi della città, nel centro storico, con grandi personaggi della cultura cittadina. Come è stato detto stamani mattina e sottolineato, la cosa importante di questa iniziativa è che tutte le istituzioni culturali, e quindi a partire dall'università, l'Università degli Studi di Siena e in particolare il nostro dipartimento, hanno partecipato alla costruzione di un programma importante, va bene, incontri filosofici, pensieri e parole, Arezzo e i grandi, e ognuno ha dato il suo contributo nel suo specifico. Per esempio, noi come Università degli Studi di Siena abbiamo curato in particolare gli incontri filosofici all'ombra di Minerva, ecco. E l'altra cosa da sottolineare è che sarà un'iniziativa rivolta a tutti: studenti, cittadini, studenti delle scuole medie superiori, studenti universitari e cittadini, e sarà fatta in tutti i luoghi, quindi si parte dal campus, si va in biblioteca, si va all'accademia, cioè quindi tutta la città sarà attraversata da queste iniziative, e soprattutto queste iniziative si rivolgono a tutti. Iniziamo col 12 marzo, finiremo col 1 giugno. Si tratta di un'iniziativa, come vedete il titolo, Aritmie, ma che è anche discontinuità, continuità, aritmia e discontinuità, ma anche continuità. Lo scorso anno all'interno di Castica c'era una sessione che era quella dei Déjeuner sur l'herbe, in cui già c'era stato un primo nucleo di collaborazione che è andato avanti, si è esteso e porta nella città alcuni elementi anche di provocazione e di contaminazione di saperi, di istituzioni, di integrazioni, che vanno nella direzione di avere sinergie per poter rispondere nella maniera migliore alle tematiche culturali della nostra città, di cui aspettiamo, come diceva prima l'assessore, volentieri anche le critiche.